differenze tra talismani e amuleti. Un talismano è genericamente un oggetto di piccole dimensioni al quale vengono attribuite delle proprietà magiche di protezione e di portafortuna. Non va assolutamente però confuso con l'amuleto, in quanto l'amuleto ha semplicemente una proprietà apotropaica, come ad esempio quella di proteggere generalmente solo dal malocchio. La parola talismano deriverebbe dal persiano telsaman, che significa oroscopo, oppure anche dal bizantino e dal greco telema, che significherebbe completamente, ed è anche un modo in cui appellavano le divinità. Per quanto riguarda invece gli amuleti sono cosa ben differente. La sua terminologia e il suo nome potrebbe derivare dal greco amulon, che era appunto una sorta di focaccia che veniva offerta agli dei, quindi come simbolo sacro, o anche messi ad esempio su altari e su tombe. Sono un simbolo genericamente associato alla superstizione, in quanto si crede che quest'ultimi combattano il malocchio, e infatti è generalmente considerato un simbolo di buona fortuna, o comunque aiuta come porta fortuna. Sebbene l'origine del suo nome sia molto incerto, l'amuleto è sicuramente uno degli oggetti sacri e ritualistici magici molto antichi. Può essere davvero qualunque cosa, da pietre, cristalli, spezie, erbe, ma addirittura anche semplici invocazioni o preghiere durante un rituale. I primi segni dell'esistenza degli amuleti arriva addirittura dalla preistoria, in quanto i cacciatori, soprattutto i cacciatori preistorici, utilizzavano gli amuleti appunto come forma di protezione, e questo perché dava loro una sorta di carica di sicurezza nel loro destino nel momento in cui affrontavano il periodo della caccia. Questi ultimi inoltre li costruivano soprattutto su con ossa animali e pelle animali. Possiamo dire quindi in maniera certa che l'amuleto è genericamente utilizzato come portafortuna, come simbolo magico di manifestazione della magia, ma soprattutto è una protezione contro tutte le energie negative, le energie malvagie, e contro il malocchio. Una curiosità è che ogni segno zodiacale ha una gemma specifica che funge proprio come loro amuleto, e il loro significato varia poi in base alle tradizioni dal quale vengono prese in considerazione. Un esempio di talismano è proprio il pentagramma, che soprattutto nel periodo del Medioevo veniva utilizzato come canalizzatore di buona fortuna per attrarre amore e soldi, e soprattutto anche nella vincita delle battaglie in quel periodo. Oggi invece è soprattutto associato a delle connotazioni negative e soprattutto al satanismo.